proseguire sulla base di cose che mi inquietano, che mi assillano, una ricognizione di alcune figure del potere. E con Angelo Pasquini ci siamo detti che in fondo oggi tutto è passato all'economia, e l'economia si trova in un momento anche molto particolare, perché ha perso quella sicurezza che aveva esibito in altri momenti, perché ci sono state delle crisi che non ha saputo fronteggiare, non ha saputo prevedere, è stata messa sotto accusa. Quindi sono figure che in qualche modo raccontano un disorientamento. Ovviamente siamo partiti però da un'idea narrativa, cioè quindi da un racconto, siamo partiti dall'idea di mettere insieme queste figure nel momento in cui possono essere proprio anche disorientate, incapaci di prendere sulle proprie spalle il peso delle decisioni che assumono, a cospetto di una figura completamente spiazzante come quella del monaco. Quindi il monaco interpretato da Tomi diventa quel testimone che ci porta in stanze che gli spettatori non hanno mai aperto, e ci porta dentro una sospensione che riguarda tutti i grandi interrogativi che in questo momento aleggiano, devo dire, a fronte del fatto che sono passati 2 anni e questo scenario ci riguarda ancora, forse ancora di più. E quindi, diciamo, l'idea narrativa è stata proprio anche molto semplice: raccontare alcuni ministri chiusi in un luogo in occasione di questi summit di cui vediamo sempre il reportage fotografico o le immagini dei telegiornali, e cercare di immaginare cosa succede quando sono posti di fronte a un evento che va oltre quello che loro possono fronteggiare.